In questo video parleremo di obiettivi, quindi vi mostrerò come potete stilare una tabella di marcia, un ruolino di marcia per raggiungere i vostri obiettivi nel 2021 e vi parlerò anche di quelli che sono i miei obiettivi nel 2021, soprattutto dopo il video che ho realizzato qualche giorno fa sugli obiettivi raggiunti nel 2020 che vi invito a vedere perché trovate il link in descrizione. Quindi direi che è arrivato il momento di iniziare. Ok, eccoci qui, io voglio essere oggi realmente concreto, quindi la prima cosa che voglio dirvi è che quando andate a stilare degli obiettivi, per esempio obiettivi annuali, non potete pensare di stilare solo l'obiettivo finale, nel senso che devo avere un ruolino di marcia. Infatti, se per esempio il vostro obiettivo è raggiungere 1 milione di iscritti su YouTube, capite bene che è molto aleatorio dire una cosa del genere, perché naturalmente devo poter fare delle azioni, di questo parleremo tra pochissimo. Però il consiglio che vi do durante l'anno, che questo si fa generalmente anche per obiettivi che possono andare ad essere raggiunti nel corso degli anni, però durante l'anno stiliamo degli obiettivi a breve termine, a medio termine e a lungo termine. Per quanto riguarda gli obiettivi a breve termine, io li suddividerei in quelli che sono obiettivi giornalieri e settimanali, cioè tutto quello che io posso fare operativamente ogni giorno per raggiungere un obiettivo a medio termine, ok? E quindi anche semplicemente l'organizzazione del tempo, il time management, oppure per esempio un piano editoriale mi può dare una mano, e anche un piano operativo. Per quanto riguarda gli obiettivi a medio termine, magari sono gli obiettivi mensili. Per esempio, se io raggiungo 100.000 iscritti al mese su YouTube, se il mio obiettivo è raggiungere 1 milione di iscritti, capite bene che alla fine dell'anno avrò il mio obiettivo finale, 1 milione di iscritti, e quindi poi l'obiettivo a lungo termine è proprio l'obiettivo finale che io voglio raggiungere, e tutto questo mi permette di andare a stilare quella scaletta che aumenta a dismisura le chance di ottenere quell'obiettivo. Ricordatevi però questa frase: obiettivo non è uguale a buoni propositi. Obiettivo uguale a fare azione per raggiungere quel risultato. Perché molto spesso finisce un anno, inizia l'anno nuovo e allora si pensa che con l'anno nuovo cambia tutto, ma in realtà non cambia niente se non cambiamo noi. Infatti l'obiettivo deve essere specifico, concreto e misurabile. O nello specifico, come diceva George Doran, l'obiettivo deve essere smart. Senza utilizzare paroloni inglesi, vi tradurrò ogni singola lettera. S sta per specifico, quindi l'obiettivo deve essere chiaro e specifico e deve rispondere a 5 domande. Cosa voglio realizzare? Perché questo obiettivo è così importante? Chi è coinvolto? Dove si trova? Quali risorse o limiti sono coinvolti? M sta per misurabile. Infatti l'obiettivo appunto deve essere misurabile, devi capire come poter monitorare i tuoi progressi e soprattutto capire quando l'hai raggiunto. A, achievable, cioè deve essere raggiungibile, realizzabile, deve essere un obiettivo anche concreto. Cioè non puoi pensare di fare 30 milioni di euro se fino adesso al massimo hai raggiunto un fatturato anno di 100.000 euro. Capisci che è fuori ogni logica. Quindi fondamentale, datti degli obiettivi realizzabili. Questo non significa che non puoi osare, perché una frase bellissima che mi ha permesso di osare sempre di più diceva: punta alla luna, al massimo avrai camminato tra le stelle. Quindi comunque datti degli obiettivi realizzabili, ma se vuoi osare senza esagerare, fallo. R sta per rilevante. Naturalmente l'obiettivo deve realmente essere importante per te, non datti degli obiettivi solo perché la società o qualcuno dice che li devi raggiungere. Esempio: devi prendere la laurea perché i tuoi genitori vogliono che ti lauri? Non va bene. Ti devi laureare se lo vuoi tu, non perché qualcuno ti dice che devi raggiungere degli obiettivi da questo punto di vista, ok? Quindi fondamentalissimo questo, perché sennò faticherai a raggiungere l'obiettivo. E poi deve essere temporizzabile, cioè l'obiettivo ha bisogno di una data per permettere di essere raggiunto. Questa è una cosa fondamentalissima. Quindi se tu hai l'obiettivo, come ti dicevo, di raggiungere 1 milione di iscritti su YouTube, capisci bene che devi darti anche degli obiettivi settimanali o mensili per renderlo misurabile, ok, renderlo realizzabile, ma soprattutto hai comunque delle date specifiche che ti fanno capire se stai raggiungendo questo obiettivo oppure no. Bene, adesso è arrivato il momento invece di passare ai miei obiettivi che mi sono prefissato per il 2021. Prima di andare avanti però ti ricordo di iscriverti al canale e attivare la campanellina delle notifiche per non perderti tanti contenuti come questo e di mettere un bel like al video se ti piacciono questi contenuti e se vuoi che ne faccio altri. I miei obiettivi li ho suddivisi in obiettivi personali, in obiettivi professionali e in obiettivi finanziari, e capirai che professionali e finanziari sono differenti, perché quando fai business, quando ti piace qualcosa, non c'è solo il denaro. Bene, parliamo di quelli che sono gli obiettivi personali e parliamo di quello che sarà mio figlio, che sta per arrivare tra qualche settimana, William. E quello che voglio fare è passare del tempo con lui, con mia moglie, con la mia famiglia, perché il lavoro che faccio lo faccio proprio per questo, per far sì che posso godermi realmente momenti belli come questo, ok?
Quindi da questo punto di vista voglio dedicare tantissimo tempo a mio figlio, non dimenticando naturalmente quella che è la mia professione e quelli che sono i miei obiettivi professionali e finanziari. Ma il digitale mi permette anche di poter fare questo. Poi quest'anno ho l'obiettivo di acquistare una macchina. Allora apro una piccolissima parentesi. Io sono sempre stato contrario all'acquisto di una macchina, di una casa, essenzialmente perché è tenere fermo del denaro che puoi investire per fare altro. Però certe volte magari ti vuoi togliere qualche soddisfazione, essendo che posso permettermi questa soddisfazione, voglio prendere una bella macchina, anche perché naturalmente adesso con l'arrivo di un figlio ed essendo che ho determinati viaggi in programma anche in Italia che vorrei fare anche con la macchina, quindi non solo con l'aereo, diciamo che quest'anno voglio togliermi questo sfizio, ok? E quindi sono in procinto appunto di scegliere quale sarà la mia macchina e entro fine anno appunto avrò la mia nuova auto fiammante. Poi obiettivi viaggi che naturalmente sappiamo, visto il periodo, non dipendono totalmente da me. Però una volta superati i 6 mesi di vita di William, ho deciso con mia moglie di viaggiare e di fare almeno un bel viaggio in Italia e poi magari uno all'estero. Per esempio ci sarebbe la Business World Experience, di cui vi parlerò tra poco, ok? Che potenzialmente ci darà la possibilità di fare un viaggio in Giappone. Bisogna vedere se possiamo farlo quest'anno oppure no, io ci spero. E adesso parliamo di obiettivi professionali e obiettivi finanziari, che comunque vanno di pari passo, perché ogni singolo obiettivo magari ha diverse opportunità sia finanziarie sia professionali. Per esempio parliamo di YouTube, il mio social network preferito, il social su cui ci stiamo investendo tanto sia in azienda sia personalmente, parlo anche soprattutto di tempo, e che ci sta portando grandi risultati. Per quanto riguarda il mio canale personale, ho l'obiettivo entro fine anno di raggiungere i 20.000 iscritti. Ho l'obiettivo di realizzare ben 3 video a settimana e fino adesso ci sto riuscendo. Vi anticipo già che tutto il piano editoriale di gennaio è stato già preparato. E poi dal punto di vista finanziario voglio arrivare a guadagnare dal canale, solo dalla monetizzazione di YouTube, 1K al mese, quindi 1000 euro al mese. Considerando che però YouTube mi porta più guadagni per quanto riguarda le affiliazioni e per quanto riguarda la vendita dei miei servizi e dei miei prodotti, quindi è un canale straordinario, però la monetizzazione di YouTube non mi dispiace, ok? Quindi comunque cercherò di farla crescere. E parlando di monetizzazione di YouTube, vogliamo arrivare ad avere in azienda ben 20 canali monetizzati. Diciamo che siamo sulla giusta strada perché abbiamo veramente tanti canali che stanno viaggiando alla grande, ma vogliamo arrivare a 20 canali monetizzati che portano guadagni costanti giorno dopo giorno. Ma di questo progetto ve ne parlerò prossimamente. Per quanto riguarda invece gli altri social network come Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, quello che ho fatto nel 2020 è stato dare comunque un senso a questi account e quindi ho puntato ad avere più followers, fan, iscritti di nicchia, ok? E quindi comunque ho fatto un ottimo lavoro da questo punto di vista. Adesso è il momento di spingere, ma non ho dei progetti ben stabiliti, nel senso che voglio essere presente ogni giorno in questi social network, quindi puntare forte su YouTube e sfruttare questi social, per esempio Facebook per le classiche Facebook Ads, Instagram per le stories continue giornaliere, TikTok ed Instagram per i Reels e per i TikTok, e LinkedIn perché comunque è un social network perfetto per i professionisti e quindi iniziare magari ad attuare una strategia di crescita anche lì, ma questo lo vedrò nel secondo semestre del 2021. Naturalmente mi potete seguire in ognuno di questi social network, mi trovate con il nome Mirko Delfino. Poi arriviamo a mircodelfino.com, il mio blog spettacolare, perché l'ho creato lo scorso anno, ha avuto veramente grandissimi risultati, soprattutto il restyling, mi sta portando tantissime impression mensili, quindi sto realmente dominando la search di Google in quello che è il mio settore. E quindi con il mio blog, dato che comunque mi porta dei guadagni per quanto riguarda l'azienda, consulenza, eccetera, eccetera, voglio raggiungere 1 milione di impression su Google e nei motori di ricerca in generale al mese, entro dicembre 2021, e poi realizzare un nuovo articolo a settimana. Come avete visto, gli articoli nel mio blog non sono articoli creati tanto per, ma sono dei veri e propri PDF ebook, ok? E quindi voglio cercare di arrivare a realizzare la media di un articolo a settimana entro il 2021, quindi entro dicembre 2021. Poi abbiamo la Business World Experience, il progetto di cui vi ho parlato anche nel video precedente, dove ci sono questi imprenditori che hanno deciso di iniziare di investire in un progetto imprenditoriale. È ufficialmente iniziato quest'anno, quindi sta andando alla grande. I primi webinar sono stati spettacolari. L'obiettivo quindi è arrivare alla fine dei webinar della Business World Experience nel migliore dei modi, portando quanti più imprenditori a lanciare il proprio business. Noi speriamo di portarli tutti, ma sapete bene che dipende anche dalle persone, ok? Quindi da
da loro e soprattutto se riusciamo poi fare insieme entro fine anno questo viaggio in Giappone. Non vedo l'ora di tornare in Giappone, soprattutto insieme ai miei studenti. Poi abbiamo Build Your Agency, il nostro percorso di punta per quanto riguarda il social media marketing. Infatti Build Your Agency dà la possibilità tramite questo sistema, tramite questo anche percorso formativo, di diventare un social media manager professionista o comunque lanciare la propria social media marketing agency, quindi la propria web agency, senza costi fissi. Il nostro obiettivo è di raggiungere 150 SMMA / SMM entro fine anno e quindi far sì che queste agency, questi professionisti possano collaborare all'interno del nostro network di social media marketing agency, che in questo momento è il network più grande in Italia. Maggiori dettagli li troverete nel webinar che vi allegherò in basso sotto in descrizione. Poi abbiamo la nostra agency, Bib Agency, e lì vogliamo raggiungere 100 nuovi clienti, oltre a tutti i clienti che già abbiamo e che stiamo mantenendo alla grande. Mentre per quanto riguarda il nostro portale di formazione, abbiamo l'obiettivo entro fine 2021 di passare dai nostri quasi 10.000 studenti che abbiamo all'interno del portale di Build Your Brand, buildybrand.com, a 15.000 studenti soddisfatti. Perché il nostro obiettivo è far sì che ogni singolo studente possa trovare realmente quello che gli serve per raggiungere i propri risultati. E questo obiettivo credo che sia veramente raggiungibile. Infine, mancano due aspetti, quello del fatturato aziendale e quello degli investimenti personali. Per quanto riguarda il fatturato aziendale, che vi ricordo la mia è un'azienda che ha un fatturato a 6 cifre, quest'anno puntiamo a triplicare il fatturato, che non voglio andare oltre perché potremmo permetterci anche di andare oltre viste le potenzialità, però secondo me un 3x si può fare ad occhi chiusi. Dipende moltissimo anche, ripeto, dal superare questo obiettivo, visto che uno degli asset più importanti in azienda è appunto quello delle aziende con cui noi collaboriamo, che okay, non vediamo solo corsi di formazione come fanno in molti, è un piccolo asset che lo facciamo più che altro anche per passione, però comunque secondo me è raggiungibilissimo e a fine 2021 vi dirò se l'abbiamo raggiunto e magari parleremo anche di numeri concreti, una cosa che generalmente non voglio mai fare perché so che possono spaventare in questo mercato, ok? Comunque che ci possono essere polemiche, perché quando si parla di soldi poi viene naturalmente concentrato tutto attorno al denaro e io so bene, visto che l'ho passato su me stesso, che quando si smette di pensare al denaro è lì che probabilmente si raggiungono gli obiettivi, perché fai qualcosa che ami, fai qualcosa che ti piace e fai qualcosa oltre appunto il denaro, oltre appunto i soldi. Per quanto riguarda invece gli investimenti, voglio continuare ad investire in borsa. Dopo le azioni che ho acquistato quest'anno, voglio iniziare ad accumulare del denaro ogni mese in ETF, quindi piani d'accumulo, nel senso che non voglio che questi utili annuali vengano poi elargiti, anche perché ci vado a pagare le tasse, ma voglio appunto far sì che questi utili mi permettano di andare ad aumentare questo gruzzoletto e sfruttare l'interesse composto, dove però ogni mese voglio investire il 10% dei miei guadagni. Quindi se faccio 100.000 euro, 10.000 euro saranno investiti appunto in questi ETF. Questo è un ottimo metodo anche per andarsi a creare una propria pensione e soprattutto sfruttando l'interesse composto 10, 20, 30, 40 anni, capite bene che saranno tanti, 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 tanti soldini. E per una persona giovane è fondamentale fare una cosa del genere. Infine poi naturalmente c'è la formazione, quindi voglio continuare a studiare, voglio continuare a formarmi, voglio diventare sempre più bravo in quello che è il mio settore, l'online marketing e social media marketing. Voglio naturalmente acquisire nuove competenze, voglio leggere tanti libri, ma qui non mi do degli obiettivi specifici, sapete perché? Perché di prassi, e quindi è importante anche conoscersi. So che io ogni giorno guardo nuovi video, leggo nuovi libri, leggo dei PDF, quindi qui non ho bisogno di obiettivi, è il mio essere che mi permette ogni giorno di migliorare. Quindi qui realmente quando ho bisogno di qualcosa, di un'informazione, vado e la prendo, e quando magari in quel momento non ho bisogno di quell'informazione cerco comunque sempre qualcosa da fare per migliorare, ok? Quindi ripeto, gli obiettivi vanno dati anche in funzione di come si è, ok? Quindi dovete anche imparare a conoscervi. Adesso voglio lanciarvi una sfida. In basso nei commenti scrivete quelli che sono i 5 obiettivi più importanti che vi siete prefissati nel 2021, perché dire un qualcosa a livello pubblico, quindi quando tu vuoi fare qualcosa e lo dici ad altri ed altri possono leggere quelli che sono i tuoi obiettivi, in questo caso che ti sei prefissato, capisci bene che è come se tu fossi obbligato a raggiungere quell'obiettivo, perché un conto è dirlo a te stesso, se non lo fai nessuno lo sa, ma se lo dici in pubblico è differente, se lo dici ad altri è differente, quindi fallo in maniera tale da poter realmente raggiungere questi obiettivi o comunque fare il massimo per poterli raggiungere. Con questo video abbiamo terminato, qui da Mirko Delfino è tutto, ci vediamo in un prossimo video, ciao e a presto!